Allora, eccoli qua. Si leggono molti libri, si sente musica, si studia molto a scuola, nella vita, si vanno a vedere quadri, si viaggia. E dopo un po' di anni, se le cose sono andate bene, è come se avessimo davanti agli occhi una specie di grande mappa, ancora con molti buchi, ma insomma, è come un lungo dipinto, una strisciata di cose, no? Che parte lontano, non so, i greci, arriva fino a ieri. Ed è il ritratto di come gli umani si sono mossi durante secoli. Si sono mossi con la mente, cioè quello che gli è piaciuto poi non gli è piaciuto più, quello che non conoscevano poi hanno scoperto, il momento in cui si sono stufati della tragedia greca, ad esempio, il momento in cui si sono messi ad amare quadri in cui c'erano dei quadrati disegnati di colore. Quando è che Carducci è diventato orrendo? Ma c'è stato un momento in cui D'Annunzio era bello, poi d'improvviso basta. Ed è un movimento, no? È il piacere della cultura, questo si chiama storia della cultura, diciamo così, ma alla fine è spiare la famiglia degli umani nei secoli e loro muoversi, muoversi dei loro desideri. Ed è una specie di. È come spiare un animale che si muove, no? Molto elegante, con dei movimenti lenti, perché il modo con cui noi cambiamo gusti o certezze o desideri è piuttosto geologico, cioè non, di solito non siamo bruschi. Abbiamo un bellissimo modo di muoverci nel tempo. L'illuminismo è arrivato con un gesto bellissimo, elegante, non dall'oggi al domani. La rivoluzione francese invece è stata più rapida, la caduta del muro è stato un giorno, l'arrivo degli impressionisti qualche anno. Vedete come l'animale muove magari una zampa molto veloce, ma poi invece la coda fa un bellissimo movimento lento e si muove. Io sono affascinato e innamorato di questa cosa. Mi piace guardare. Cioè, ogni volta che conosco qualcosa di nuovo e lo metto nella mappa, no? Allora riguardo il movimento. Non è questione di studiare, è un piacere, mi piace vederlo, mi piace vederlo muoversi. C'è tutto, c'erano i nostri nonni, i nonni dei nonni, no? Tutti. È di una bellezza, di un'eleganza e del senso del sapere, poi alla fine. Qualcosa si impara anche, ma è uno spettacolo estetico. In particolare di questo movimento a me piace da morire. Una piccola sezione che non accade spesso, ma accade, ed è il momento in cui questo animale d'improvviso si muove molto bruscamente. Perché di solito queste trasformazioni sono piuttosto armoniche, come vi dicevo, c'è un'eleganza, ma succede che invece lui a un certo punto proprio si gira come se qualcuno gli avesse urlato dietro. Noi ci giriamo. E sono come fosse degli strappi. Allora, per risalire da Balzac a Flaubert non è difficile, lo vedi l'eleganza del gesto. Ma per capire come mai in pochi anni si sia passati da Proust a Céline, questo non lo puoi capire. Quello è come un bambino che si gira, o un animale che ha sentito un rumore che voi non avete sentito e che si inalbera. A me piacciono questi momenti, perché sono momenti di intensità mostruosa, sono molto enigmatici. Mi piace che tutta una collettività, non è uno che si gira nel letto, è una collettività che in un tempo molto rapido decide di fare un movimento brusco. E di solito è un movimento illogico. E lì io veramente do di matto, cioè mi fermo e non è che studio, ma lo guardo perché è un piacere fisico. E questa sera qui in questo teatro e via streaming, chissà in quali case, Tinelli e Bagni, volevo portare questo movimento, volevo provare a chinarci tutti quanti su questi movimenti, cioè capire perché è un po' troppo, ma insomma come si muove. Per essere sicuri che tutti guardiamo nello stesso punto e che abbiate capito cos'è questo movimento, questo. Cercavo qualcosa di sintetico, un nome da dare a questo movimento e l'unica cosa che mi è venuta in mente viene dal mondo dello sport, perché lì è chiarissimo, un piccolo frammento della storia dello sport ed è legata a una specialità di atletica leggera che è quella del salto in alto, che è una specialità primaria, quindi molto vecchia. Le prime gare vere col giudice, eccetera, l'hanno fatta a tardo 800 in Scozia, come molte cose sono andate in Scozia, perché non hanno niente da fare, quindi fanno sport. Tempo brutto. E lì ci furono le prime gare. E se noi adesso vediamo, volevo farvi vedere come gli umani hanno pensato di affrontare il problema. Lì c'era un problema da affrontare, cioè come riuscire a salire più in alto possibile, più in alto di quanto erano loro, eravamo noi. Cioè, l'idea del salto in alto è affascinante in questo senso. E naturalmente ci provarono nei modi che li vennero più istintivi, diciamo. E allora se mandiamo queste immagini,
Naturalmente quello che possiamo immaginare è che si mossero prima in maniera apparentemente la cosa più naturale che gli venne. Questi sono veramente documenti molto, molto vecchi, eh? Sono anche un po' commoventi così. Questo qui è come che saltavo io a scuola, questo qui, però lui va molto più in alto, naturalmente. Si buttavano un po' così. Però col tempo, naturalmente, misero appunto una tecnica che qui vediamo, insomma, imperfetta, ma incominciavano a intuire, diciamo così. Questi piccoli atleti, questo qui ha deciso che andava con l'anca, questo qua. Cadevano anche sulla sabbia, ai tempi, quindi non è che si potevano permettere, ecco. A lei. È come il salto dell'olio cuore, cioè con le gambe. Questa qui è fantastica, questa qui aveva un suo modo, track incomprensibile però, perché non si capisce dove fa passare la seconda gamba. Cioè io, è la 300ª volta che vedo questo filmato e non so dove passa sta gamba. Però saltava, avete visto, non è che... Questo qui è un grandissimo. E qui la tecnica, ecco, questa è la tecnica che poi noi abbiamo chiamato il ventrale, che è il modo di saltare in alto, ed è il modo, ovviamente, che hanno messo a punto dopo molti tentativi. Eccolo qua. C'è questa idea quasi affettuosa di andare a girare intorno al punto più alto, no? Se lo prendevano quasi in braccio, no? Aveva una sua logica, perché tiravi il più in alto possibile, ti piegavi e buttavi il piede più in alto che potevi sperando che il corpo andasse dietro, e andava dietro. E poi c'era questa cosa interminabile che sfioravano tutti, no? Bastava avere qualcosa in tasca, la sticella andava giù. Sono saliti molto in alto, gli umani, molto più in alto di quanto loro fossero alti, e questo era già abbastanza illogico. Allora vedete, c'era un problema e lo si è risolto con ottimi risultati, anche con una sua bellezza, no? Sono andati avanti anni perfezionando poi la rincorsa un pochino più lunga, i passi, un millimetro, due centimetri in più. Tutto questo per staccarsi da terra e andare in alto. E nel 1968, alle Olimpiadi di Città del Messico, arrivò questo americano, saltatore americano, che andò a prendersi la medaglia d'oro alle Olimpiadi. È quello che io chiamo lo strappo. Cioè, uno può andare avanti degli anni a perfezionare il ventrale, poi arriva uno e salta lì indietro. Questo è uno strappo. È molto facile da capire, da sintetizzare, portarvelo a casa. C'ha due caratteristiche che per me sono molto importanti. Una è che era palesemente illogico. Anche se poi dopo studiandolo hanno capito che invece utilizzava benissimo la spinta, la velocità, il baricentro, ma
ma era contro ogni natura e contro ogni logica. Per dirvi un punto che è fondamentale, lui salta senza guardare l'ostacolo. Questo non ha senso. Nell'atletica leggera c'è forse un'unica altra specialità in cui tu non guardi il nemico, che è il salto con l'asta, di nuovo siamo lì. Ma in genere, no, tu vai verso un traguardo, e in genere nella vita, se uno ha un ostacolo, lo guarda negli occhi. Bon. Lui saltava senza guardare l'asticella, perché al momento buono lui si gira. E questo è contro ogni naturalezza, diciamo. Se te lo metteva sulla carta, diceva, ma io vorrei saltare così, ti diceva, sei scemo. E questo tratto di illogicità ce lo porteremo dietro tutte le volte che studieremo questi strappi. Dopo capisci che invece era logico, ma prima dici no, non esiste. L'altra cosa che mi piace del fenomeno Fosbury, di Dick Fosbury, è che quando lui saltò così, naturalmente metà del mondo, più della metà del mondo, del suo mondo, di gente che saltava in alto, ne uscì impaurita e denunciò quella tecnica come una tecnica pericolosa. State attenti perché questo è un punto importante. Cioè, quando gli umani subiscono lo shock meraviglioso di qualcuno che li strappa improvvisamente verso il futuro, una delle prime reazioni è dire è illogico, e quindi non capirlo. La seconda è pericoloso. Naturalmente si appigliarono a cose vere, i bambini che vedevano questo qui saltare in quel modo ne rimasero affascinati e saltavano sul sofà in quel modo lì, tutti all'indietro. Naturalmente c'era quello che troc all'ospedale. E quindi i medici incominciarono a dire assolutamente, vietare, un modello negativo. Lui stesso, povero ragazzo, era un uomo semplice, era un saltatore in alto, e ci sono delle sue interviste che gli fecero fare, in cui lui disse, ma guarda, questo io salto così, ma non è il caso che saltiate voi, anche perché è pericoloso, non lo consiglierei a nessuno. E intanto continuava a saltare, a vincere gare. Però la prima reazione è quella, il coach della nazionale statunitense, che accolse con soddisfazione ma anche una certa freddezza questo trionfo di questo qui che saltava in questo modo, disse una frase che poi ancora adesso si ricorda, cioè ci sarà tutta una generazione di saltatori americani che non vincerà niente per la semplice ragione che saranno col collo rotto. Chiuso. Una terza, più piccola cosa che mi piace di questo esempio è il fatto che c'entri anche una piccola, qui ridicola ma importante, svolta tecnologica. Cioè il fatto che voi avete visto questo salto e lui quando ricade su dei cuscinoni. Se fosse ricaduto sulla sabbia, finiva in sedia a rotelle. Quindi comunque non sarebbe stato possibile, se non si fosse fatto questo piccolo passo tecnologico, insignificante, ma decisivo. Per cui quando c'è lo strappo c'è sempre anche una piccola compartecipazione di qualche mossa tecnologica, sfruttata genialmente da qualcuno. Quindi chiamo Fosbury tutti quei momenti in cui un processo raffinatissimo di perfezionamento di una tecnica, di un gusto, di un'espressione, di un'intelligenza, di un modo di comprendere il mondo, si spezza d'improvviso per l'avvento di un grande talento e di altre sotterranee invisibili ragioni e forze che sono all'opera, e contro ogni logica, in maniera apparentemente pericolosa, sfruttando un pochino magari un passo avanti tecnologico, spalanca un mondo nuovo, dove immediatamente tutti accorrono. La cosa fantastica di Fosbury è che con un salto lui fece invecchiare tutti gli altri alla preistoria. Quando tu poi vedevi saltare uno ancora ventrale, perché poveretto era 12 anni che saltava ventrale, non è che lo vedevi e diceva, poraccio, cioè ti dà proprio un senso di povertà, no? Cioè che non gli erano arrivate le informazioni, oppure stavi in un quartiere dove non c'erano i cuscini. Ma voglio chiarirvi che 10 giorni prima quelli erano i primatisti mondiali, sono medaglie d'oro, professori, no? E questa è la cosa. Perché naturalmente tutti noi facciamo invecchiare quello che è venuto prima. Naturalmente Flaubert ha fatto invecchiare Balzac. Boh. Io cerco di far invecchiare ogni giorno quelli che c'erano prima di me. Tutti noi facciamo questo, è normale. Ma farli diventare preistoria e dinosauri, questo è di pochi. Ed è di quelli che strappano. Perché accade questo? Per il genio di uno? Io ero un ragazzo semplice, guardate, Dick Fosbury. Adesso mi pare che nell'ultima parte della sua vita lui ha gestito centri sportivi. Cioè non era un genio, non è Picasso, no? Faceva anche sport, ok? Ma perché? Perché lui era un genio, perché... Cioè noi umani, quando ci muoviamo così, cosa stiamo facendo? Cosa accade? Adesso finché salto in alto, adesso io posso dormire tranquillo senza saperlo. Quando invece si parla di letteratura, quando si parla di idee,
quando siamo entrati nell'illuminismo, porca miseria. Quando si tratta di politica, cioè le regole della convivenza, lì ti viene voglia di capire, dici, ma oh. E così stasera cerchiamo un po' di sfarfugliare qua e là e prenderò due esempi, e poi forse un terzo se abbiamo tempo, che mi sembrano sintetici e semplici da capire e che raccontano questo tipo di esperienza. Il primo viene dalla moda, ma diciamo dal gusto collettivo, però insomma è nato e cresciuto nel mondo della moda, ed è il caso di Kate Moss che dà il titolo a questa lezione. Accade tutto molto velocemente, e questo mi piace, e fu uno strappo apparentemente inspiegabile. Oh, naturalmente quando io vi dico queste cose, noi tutti sappiamo che questi movimenti sono causati da spinte molto diverse, da forze molto diverse, molte un po' carsiche che non le vedi, però non è che il mondo si muove per una sola ragione, molte. Ci sono ragioni economiche, ci sono ragioni sociali, ci sono alle volte proprio calamità naturali, insomma, è un concorso di cause, ma certo comunque l'iceberg è molto grosso sotto, ma sopra c'è una punta e tu la vedi, e tu vedi solo la punta, ed è lì che rimani meravigliato. All'inizio degli anni 90 la moda riposava su un concetto di bellezza, di glamour molto chiaro, e adesso noi lo vediamo sfilare nelle copertine delle grandi riviste di moda del tempo. Sono tutte riviste, sono numeri di queste riviste del fine 89 e 1990. Eccole qua. Allora, conta tutto. Conta il corpo delle donne che vedete, conta la fotografia che le hanno fatto, conta come sono vestite, conta la posizione, lo sguardo, tutto, perché l'idea di bellezza si compone di tutto, eh. Naturalmente la scelta della modella è importante. Questa, non so, Cindy Crawford, mi sembra, a sinistra. Erano 4-5, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, la Tarlington. Le top erano 4-5. C'era anche Madonna, che era una specie di mina vagante, che segnò naturalmente l'idea di bellezza e di glamour del tempo, che questa qui a sinistra. Alle volte, vedete qua, quella di sinistra è più carina, d'accordo, però il è uguale, no? Cioè sono è uguale nel dettaglio, cioè gli orecchini, la posizione, il tipo di foto, poi c'è un minimo di questa qui, la rivista destra Mademoiselle non era una grande rivista, diciamo, ma però vedete il trucco, il tipo di viso, le carni, i denti, cioè, perché lì l'idea di bellezza si compone di tante cose, Eccole qua. Pettinature, anche i vestiti, naturalmente quando si vede, quando ci sono anche i vestiti, certo. Ecco, a destra c'è Claudia Schiffer, che era forse la top assoluta in quel momento. Questa era la quotidianità del mondo della moda, eh? I fotografi scattavano foto così, le modelle si mettevano in quelle posizioni, i corpi erano di quel tipo. Bello stare in silenzio in un teatro a vedere delle gnocche su una copertina. Ecco, questa qui a destra è fantastica. Bene, questo qui era... Guardate i capelli di quella... Ricordatevi i capelli. Lei credo che sia appunto Krusty Tarlington. I capelli di lei, L'equilibrio, il volto, tutto a posto. Ok, era il 1990. Nel numero estivo di The Face, una rivista inglese, che era una rivista molto molto cool, era la rivista cool, diciamo, era una rivista che era nata come rivista di rock, di musica, però poi era diventata presto una rivista che parlava molto di moda, di stili di vita, ed era diventato un po' il riferimento dell'elite, quelle cool, ecco, quelli che hanno tempo, soldi e talento a sufficienza per fare tutto bene, cioè quelli che hanno anche il tostapane giusto, il profumo quello, si fanno la barba in un certo modo. Io, praticamente. No, molto più a livello. Però un'elite. Però, insomma, per cui tutto il mondo, non tutto il mondo, la gente poi andava a lavorare in fabbrica e non guardava The Face, però quelli che potevano permettere, come da sempre, l'elite che si poteva permettere il bello, il glamour, guardava questa rivista come decisamente la rivista figa del momento. Nell'uscita estiva, a un mondo che aveva negli occhi questo, e l'aveva tutti i giorni,
tutti i giorni, continuamente, e che era saldo e tranquillo in questa idea di bellezza, questa rivista uscì con questa copertina che ora noi vediamo. Eccola qua. Possiamo addirittura tornare indietro, adesso rovino un po' la vita ai miei. No, non torniamo. Sì, eravamo qui, cioè a maggio 1990 eravamo qui, a giugno, avanti, eravamo qua. Bianco e nero, c'è una coi denti sbagliati, con una smorfia tremenda, in testa una frittata indiana, pettinatura, non si può parlare di pettinatura, e questa era la copertina e dentro c'era un servizio di 8 pagine, mi sembra, di foto di questa ragazzina, foto fatte da una fotografa molto brava, ma una fotografa documentarista che si chiamava Corinne Day, nota, di talento, che aveva preso sta ragazzina, l'ha portata su una spiaggia a sud di Londra e ha fatto questo servizio fotografico, adesso noi vediamo. Le sparava sempre la luce in faccia, per cui Kate Moss in questo servizio è sempre lì che si difende dalla luce, no? Mentre le foto che voi avete visto erano in tutte queste foto la luce invece serve la bellezza, no? Mentre invece questa qui probabilmente la metteva proprio sempre contro il sole, sempre contro il sole. Quindi sono il corpo, questa è naturalmente Kate Moss, il corpo di Kate Moss, abbiamo visto gli altri, no? Anche quando era magra, tipo l'ultima che abbiamo visto, no? Ma era una specie di magrezza, cioè una magrezza da copertina, no? E questa è una cosa un po' diversa, adesso io qui non la vedo benissimo, ma lei non fa che smorfie, come vedete. Cosa ha addosso? Adesso a parte che qui non ha molto, ma apparentemente niente di... Il muro? Che mi dite del muro? Dove è finito il glamour? Il muro seduta per terra... Fuma. Questo non è che allora fossimo come adesso, cioè proprio che si poteva fumare allora, però comunque insomma non avete visto la foto di Glamour con Claudia Schiffer che fuma, ecco, non c'era questa roba. E questa? Cioè questa qui, veramente, mia cugina con quel cappello in testa, ma chi le ha messo quel cappello in testa? Le braghette? Cioè vi ricordate i vestiti che avevano loro, no? E poi così un po' sghemba, cammina lì sopra, queste scarpe, boh, i capelli. Aveva 16 anni Kate Moss, veniva da una famiglia normale, suo padre era direttore di un'agenzia di viaggi, era una ragazza che aveva viaggiato, stava in questo sobborgo londinese, ma non sobborgo, non una periferia, un sobborgo, adesso c'è Ikea lì, per dire. I londinesi lo conoscono molto bene perché si va a comprare Ikea lì. La smorfia, sempre la smorfia, il viso lentiginoso, i denti. A 16 anni aveva già fatto qualche sfilato, qualcosa, però non era sostanzialmente nessuno. E fu scoperta da un'agenzia di modelle per strada e poi conosciuta da questa Corinne Day che le fece fare questo servizio. Fosbury. È illogico. Denti, capelli, posizione, foto, bianco e nero, una spiaggia. Questa qua? Boh. Questo corpo... Adesso, voi dovete considerare che è come quando studi Flaubert. Non capisci niente se non cerchi di resettare e cercare di avere la testa di uno che non aveva mai letto Flaubert. Se no l'impatto, l'ondata non ti arriva in faccia, ecco. E qui voi dovete pensare che non siete reduci da 20 anni di Kate Moss. No. Siete reduci da qualche anno di Claudia Schiffer e tutte le altre. E di Cindy Crawford. Questo è il servizio che le fecero. La storia di Kate Moss come icona del nostro gusto collettivo parte qua. Ed è veramente come Fosbury, cioè contro ogni logica. Naturalmente bisogna avere molto talento, bisogna essere delle persone in cui l'intensità del mondo si è concentrata in maniera assurda tutta lì, e lei lo è ancora adesso, naturalmente, ma poi c'è tutto un mondo intorno, fotografi, gente che ha investito su di lei, perché credeva che con lei avrebbe venduto molto,
giornalisti, esperti di moda. Il processo che portò questa ragazzina impresentabile a diventare quella che noi conosciamo fu molto veloce, e per questo mi piace, perché è uno strappo. Queste foto fecero diventare Claudia Schiffer un dinosauro in poche settimane. E ci vollero poi sostanzialmente poco più di 2 anni perché tutto quello che vedete qui fosse riconfezionato bene in modo da diventare l'icona che noi conosciamo. Noi adesso vediamo i due servizi che determinarono la carriera di Kate Moss, che sono del 93, quindi molto molto vicini, in cui lei è diventata Kate Moss sostanzialmente, e dove noi potremo vedere cosa succede di questa ragazzina. Calvin Klein credette in lei, la usò per lanciare un profumo, Obsession, fece fare queste foto da Mario Sorrenti, che era un fotografo molto talentuoso, fidanzato di Kate Moss, e questo è il primo abbinamento vero di Kate Moss con un prodotto. Però se voi vedete queste immagini qui, ad esempio, allora il corpo è il suo. C'è un attimo più di cautela nel fotografarla perché la Corinne Day, che era una documentarista, proprio quello che le piaceva era che quella ragazzetta era una ragazzetta, no? Era straordinariamente vera. Naturalmente qui c'è tutta la verità, ma fermandosi un attimo prima di diventare inadatta a vendere un prodotto. Ma se voi vedete il muro dietro, è il muro di Corinne Day. E il muro, non c'erano questi muri dietro a Claudia Schiffer, mai, o a Cindy Crawford, mai. Ma loro prendono, no? Prendono quello che li aveva colpiti e che capivano che era lo strappo. Pigliano il Fosbury e lo mettono. Poi ricamano un po', usano il suo corpo per quello che è. Andiamo pure avanti. Questo era un profumo, quindi non c'era bisogno di mettere molti vestiti. Però lei, qui, nella foto a sinistra, vedete, è proprio ereditato tutto quello che Corinne Day aveva scoperto in lei ed è preso come strumento per vendere, sostanzialmente. E in lei, vedete, dalla ragazzetta vedete proprio crescere il carisma che poi ci è rimasto dentro. Noi da lì poi, da lei, siamo diventati disposti ad accettare da lei qualsiasi cosa. E la sua bellezza, voi vedete queste foto, e allora vi accorgete che era bella anche là. Una specie di educazione, è un processo, molto veloce, ma è un processo. Questo è Calvin Klein, che mise su questa ragazza e su questo fotografo un sacco di soldi, perché naturalmente poi è sempre una questione anche economica, non è che... L'altro servizio che fu fondamentale nella vita di Kate Moss e nella nostra è sempre del 1993 e lo rifece Corinne Day, 3 anni dopo l'esplosione di Kate Moss. La riprese e fece questo servizio, che era un servizio di moda, e qui stava vendendo dei vestiti. Questa volta a colori, non è in bianco e nero, ma vedete, ecco, termosifone. Cioè, prendi una modella e dove la metti? Attaccata a un termosifone. Perché è l'eredità, no? Della forza di questa ragazza, che riportava dentro un mondo che era tutto di paillette, riportava dentro il mondo. Restituiva a quel mondo lì il mondo. E lei faceva da tramite, no? La sua bellezza, il suo corpo, riusciva a mettere insieme un termosifone e il glamour, solo lei. Queste erano 8 pagine, questa era su Vogue, per dirvi il processo. Inizi su The Face, cioè su una rivista, e 3 anni dopo lo rifai su Vogue, per Vogue. E questo è praticamente quel servizio là, fatto, arrivato sulla... Vogue inglese, arrivato sulla punta della piramide. E questa colpì moltissimo i tempi. Adesso noi siamo abituati, ma questa foto in particolare colpì moltissimo i tempi, e poi vediamo perché. Però vedete che, cioè, allude a una... Che realtà racconta? Oltre al corpo di Kate Moss e alla mutanda, cosa racconta? Racconta un... Cioè, vostro figlio abita in un posto così, no? Sta mocchettaccia, cassettiera senza storia, fili, no? Proprio di quasi di degrado, è Vogue questo. Pensate a cosa sono arrivati, il mondo della moda, del glamour, ha pensato di poter vendere qualcosa mettendo qualcosa di bello in una situazione di medio degrado, diciamo. Guardate questo,
C'è una televisione, una vecchia televisione, il letto sfatto così. Lei, guardi com'è vestita. Siete sempre Corinne Day. Queste sono foto, io trovo bellissime, molto più belle delle altre. Ma insomma. Questo servizio fotografico sancì anche l'inizio dell'immagine di Kate Moss come maledetta. Perché sia l'ambientazione vagamente distruttiva, selvaggia, ma soprattutto la sua magrezza, ai tempi colpirono molto fortemente, tant'è che molti reagirono. È lì che parte la fama di Kate Moss come anoressica, e da lì tutto il problema dell'anoressia delle top model, eccetera. Perché capirono che il modello proprio di fascino, il modello di glamour, il modello di bellezza che c'era qui dentro, era pericoloso. Perché la casa fa schifo, perché il televisore è tutto quello che c'ha, perché lei è magrissima, perché si mette questi vestiti come fossero... E quindi si spaventarono. Vedete Fosbury, si spaccarono tutti il collo. Ecco, dopo che ha toccato come canta bene, come salta bene, assume questa forma bellissima, poi la genialità, no? Però attenzione, era mio figlio Noè. E qui proprio era mio figlio Noè. E sui giornali inglesi, primi che videro uscire questo, incominciò questa campagna contro, in qualche modo, contro Kate Moss. Campagna contro cui lei combatte ormai da moltissimo tempo, poi c'è stata la droga e tutto questo, ma è una specie di... Lei ancora vive e vegeta come carisma e come icona della bellezza, benché abbia quasi 40 anni, ieri ha compiuto gli anni, ma la vedete ancora in giro, in circolazione, è sopravvissuta anche agli scandali della cocaina e tutto quanto. Però erano passati 3 anni, ve le ricordate quelle di prima? Lei è arrivata proprio come un tifone, a segnare un fenomeno, guarda che questo The Face, i fighetti di Londra, Vogue, tutti quanti, Vogue Italia, Cosmopolitan, Donna 2000, non so come si chiama, Bella Felice, e lì arrivate fino al paesino, nel Forlivese, dove c'è solo un bar e c'è solo una ragazza che si veste un po' così, e cosa ha in mente? Kate Moss. Per questo si preoccupavano. Per non trovarsi la figlia anoressica, eccetera, oppure la droga, oppure che poi si andava a ficcare in un posto come questo. Avevano anche ragione, per modo di dire. Come avevano ragione quelli là, perché il figlio saltava al tavolo all'indietro, diceva, no, non farlo. Ma intanto lei, rapidissimamente, no? Fum! Ci ha strappati via da un'idea di bellezza e ci ha consegnati un altro. Non è tanto gentile, però volevo farvi vedere, perché il segno, volevo farvi vedere 2 foto di Claudia Schiffer, 2 anni fa, sul red carpet di Cannes. Claudia Schiffer era questa qua, no? Questo è il mondo che Moss ha ridotto a dinosauri nel giro di, diciamo, 2 o 3 anni. E lei era... C'era una questione di generosità, di colori, di, no? Di giovinezza, di forza, una forza positiva, no? Di... Eccola qua, ma adesso, a parte i suoi problemi personali, ma lei è andata su red carpet, quindi si esibisce bellezza, no? Ed è una specie di, eccola qua, di Claudia Schiffer, Kate mossizzata. Perché? Perché, cioè, lei non ha pensato, non sto a casa perché non sto bene, no, ha detto... Perché Kate Moss si è portata, adesso vediamo un wall, una cosa che si trova in rete, di una ragazza che non so chi sia, ecco, però vedete che capite subito. Si è portata dietro Kate Moss tutta un'estetica, non lei, che non è, credo che sia un genio, ma insomma a partire da lei, negli anni, si è formata proprio un'estetica che è in gran parte figlia sua, più o meno direttamente, no? E sono i mondi che i ragazzi e le ragazze hanno in testa. Se recuperiamo questo wall, eccolo qua, questo è, l'autrice si chiama Little Girl, si è data questo nome, e se voi lo guardate, se lo scrolliamo, nessuna di queste immagini sarebbe stata possibile prima dell'estate 1990. Forse sarebbero state possibili parzialmente negli anni 60, ma non certamente dopo. E voi potete aprire una qualsiasi di queste foto e ci trovate una metamorfosi delle cose che avete visto nascere là, su quella l'occhiaia, ad esempio. Da quando è che l'occhiaia, grazie anche, ringrazio sentitamente, è diventata invece una cosa esportabile, no?
così come la magrezza, così come la smorfia, così come... Andiamo giù, vediamo cosa c'è. Questo è il mondo, della, il mondo in te, che ha in testa questa ragazza, che magari è una coreana, non sappiamo chi sia. Ed è il mondo in cui anche poi alla fine Claudia Schiffer, all'ultimo, no, deve uscire sul red carpet di Cannes e si atteggia e mette su di sé quel mondo lì. E la sua bellezza la traduce in questa lingua nuova, diciamo. Non so, questa qua in basso a sinistra, questa qui che non vorrei mai avere come insegnante di matematica. Bella, comunque è bella. Ma uno può chiedersi, ma l'avrei trovata bella nell'agosto del 1989? Vedete come sono strappi? Affascinante, no? Non è che sia importante capire perché, il come. Mi affascina il fatto che accada questo. Kate Moss. Tanti auguri, l'ha compiuto ieri. Ecco, Fosbury. Ve ne voglio far sentire un altro, che è una questione di ascolto, questa volta. Quindi più difficile ancora, dovete concentrarvi. Oltretutto è un esempio che viene dal mondo dell'opera lirica, col quale non avete obbligo di avere consuetudine, naturalmente. Però non ve lo porterei se non fosse un esempio di tipo animalesco, cioè non importa che voi conosciate l'opera lirica più di tanto, quel che c'è da spiegare ve lo spiego io. È una cosa proprio di orecchio puro, di ascolto. Allora, questa storia è più vecchia, accadde all'inizio degli anni 50, in Italia e nel mondo. Soprattutto in Italia, perché l'Italia era allora e ancora è in qualche modo il posto dove si fa l'opera lirica. E anche lì c'era un mondo tranquillamente sistemato sulle proprie certezze e sui propri gusti. Era un mondo che aveva delle star pazzesche, faceva musica in maniera divina, a Scala c'era Toscanini. Era un sistema produttivo molto più vivo di quello di oggi. Insomma, in piena forma. Senza apparentemente nessuna ragione buona per cambiare. E in quel mondo lì precipitò come un meteorite Maria Callas, una cantante greca che dapprima iniziò la sua carriera in America e poi sferrò l'attacco che si doveva sferrare, ma ancora oggi, ai teatri italiani, perché se comunque non hai avuto un trionfo alla Scala non sei nessuno, vorrei chiarirvelo. E se vivi tutta la vita guadagnando un sacco di soldi alla Metropolitana ma non hai cantato la Scala non fa punteggio, e allora era ancora di più così. E quel che successe è che quando lei apparve all'orizzonte e la sentirono cantare Fosbury, di colpo tutto ciò che avevano ascoltato fino a quel giorno ed era perfetto invecchiò di decine di anni. E non cioè, sul momento è anche difficile spiegarti perché, infatti la cosa toccò proprio nel vivo il nervo del pubblico dell'opera lirica e ne nacquero delle lotte, dei intestini. Poi il pubblico della lirica è un pubblico sanguigno, è una roba da quasi corrida, insomma. Ecco, volevo in vitro, così come in maniera sperimentale, sentire cosa successe esattamente, facendovi sentire due voci, quella della Callas e quella della Tebaldi. Allora proprio Tebaldi Callas per alcuni anni fu proprio una questione tipo Bartali Coppi, cioè, ma proprio c'avevano proprio le due tifoserie che si odiavano. Tebaldi era il meglio, era soprano come la Callas ed era la voce più bella e la cantante migliore del mondo, diciamo. Non era l'unica, ce n'erano, ma ecco, se bisognava dire una era lei. Il Messi del tempo nella lirica era lei. Aveva una voce bellissima, un'eleganza nel portare il canto fantastica, e incarnava perfettamente l'idea di bellezza che allora chi ascoltava l'opera lirica aveva nel cuore. E le due si incrociarono nei primi, anche qui una cosa veloce, nei primi 4 anni degli anni 50 e la sfida vera fu sul palcoscenico della Scala. La Callas debuttò alla Scala sostituendo la Tebaldi che aveva un po' di mal di gola e lì è stato l'errore della sua vita, perché... e da subito naturalmente
Poi quello era un mondo in cui se tu cantavi in America non è che ti conoscevano, ecco, le veniva quindi dal nulla in un certo modo. E poi ci fu questa durissima lotta, perché rappresentavano proprio due mondi diversi, che durò 3-4 anni, fino a quando, mi pare nel 54, la Tebaldi, come era giusto, inaugurò la stagione della Scala, ma i programmatori della Scala, bastardi, 3 giorni dopo misero in scena la Callas. La Tebaldi aveva debuttato con la Vallì e 3 giorni dopo, sul palcoscenico della Scala, c'era la Medea fatta dalla Callas. La Tebaldi non sopportò tutto questo perché andò, cantò la sua Vallì, trionfò e 3 giorni dopo i giornali parlavano già d'altro, cioè della Callas, e se ne andò in America. È proprio come i pistoleri, eh? E quindi si arrese. E andò a cantare in America dove ebbe trionfo di tutti i tipi, molto rimpianto, e poi tornò molto più tardi, ma lasciò praticamente il campo alla Callas. Nel tempo, quella sfida, noi possiamo dire che alla lunga l'ha vinta la Callas, perché? Perché quello che otteneva questa donna era di strappare il gusto collettivo in un ambito specifico, che era quello della musica lirica, strapparlo e buttarlo in un altro posto che sapeva proprio di futuro. Sapeva di... molto più avanti. Se tu stavi dove c'era la Callas, poi ti giravi, guardavi tutti gli altri e dicevi, vabbè, ma che roba. Come Fosbury, questi qua, poveretti, che girano con ventrale, dici, ma dai. L'effetto storicamente caduto è questo, ma adesso a noi interessa andare lì e dire, ma sì, ma fammi vedere cos'è. E ci proviamo. E vi dico appunto, lasciate perdere la cultura, è una roba animalesca, è come farvi mangiare delle cose, chiudi gli occhi, senti, cioè è una roba proprio di pasta, di... non troppo intelligenti dovete essere disponibili, intelligenti sì, altri se ne vanno. Ma perché l'opera lirica non ha bisogno di intelligenza, è una roba di animali. Allora, io ho fatto questa operazione orrenda, ma anche divertente, che proprio prendo dei pezzettini, così li sentiamo, tatac, ma perché tutte le volte vedrete saltare Fosbury, spero, insomma. Avete quel... Allora, il primo esempio è tratto da un'opera che si chiama Vallì, che è un'opera di Catalani, non famosissima, è del 1892, debuttò alla Scala, è un'opera... Non è che proprio... Non dico di correre a comprarla, perché forse non è il caso. È un'opera di ambientazione tirolese, vi dico solo questo. Coerentemente col soggetto c'è un finale bellissimo. I due amanti muoiono sotto una slavina. Fantastico. Nel primo finale. Poi Catalani cambiò il finale e uno pensa perché si accorse che era un tantino kitsch. No, il secondo finale è che solo lui muore nella slavina, perché lei se n'è tornata e quindi la slavina la sfiora e non muore, ma l'amante, il suo amore, muore nella slavina, allora lei si butta nella slavina. Questo dovete sembrargli una... Però, come spesso succede, nell'opera lirica il grottesco e il sublime stanno uno dentro l'altro, come peraltro rassegnatevi anche nelle vostre vite. È così. Noi siamo grotteschi e sublimi. E l'alternanza, dobbiamo avere culo che vada bene, ma non è che... uno dentro l'altro. E l'opera lirica è così, per questo noi ridiamo su Catalani, ma alcune pagine di quest'opera sono meravigliose. In particolare la pagina più famosa è questa romanza che si chiama Ebben ne andrò lontana, in questo italiano che c'è solo nell'opera, traduco e va bene, me ne andrò via, me andrò lontana. E che è una romanza che canta lei, Vallì, la protagonista femminile, nel primo atto, quando per soliti problemi che sono all'opera, cioè per non sposare quello a cui l'ha destinata il padre, le dice io piuttosto me ne vado da casa. Sono in montagna, campane, caprette, Heidi, e lei dice me ne andrò lontana e andrò a vivere, lontana dalla casa di sua mamma, di suo papà, eccetera. E quindi c'è questo canto triste, cioè. Questo per darvi, ma non conta poi neanche tanto, però il profilo di quello che state per sentire. Ebbene, andrò lontana, di cui peraltro ne sentiremo solo un pezzetto. Ma ad esempio, musicalmente, questa è una pagina bellissima, non la sentiamo tutta perché non ci abbiamo tempo, ma è fantastica. Ma anche già solo nell'inizio ha un modo di muoversi che non perdona. Cioè, sentirete che l'orchestra è fissa, è fissata su una nota, respira un po' e non si muove da lì.
per lungo tempo, proprio come una sorta di immobilità da paesaggio alpino, diciamo, così. E sembra che non finisca mai, dice, beh, dove va? Non aveva idee, e a un certo punto si sente la voce del soprano che piglia questa nota e la stringe, e quando lei la stringe, l'orchestra, come liberata proprio da... Ah, comincia a scendere, comincia finalmente a cambiare nota. E la nota però la tiene lei, a lungo. Canta con delle parole, ma sempre sulla nota. E poi a un certo punto anche lei si lascia andare giù. Inizia questo movimento, prima l'orchestra, e poi lei che prende... È una figura molto bella. Se cantato bene, suonato bene, è bellissimo. Ecco, noi sentiamo questo pezzettino qui, cioè l'inizio della romanza, e vediamo Fosbury. E sentiamo naturalmente prima la Tebaldi, cioè il mondo a cui erano abituati. Oh, guardate che la Tebaldi canta divinamente, quindi preparatevi, è fantastico. Sentiamo. Ho messo una foto, vi ho fatto mettere una foto forse perché... Mi respira un po', ma immobile, eh? Molto lungo. Intonazione perfetta. Purissimo, eh? Elegante, pulito, perfetto. Callas. È una cosa fisica, eh? Anche se non ve ne intendete di canto, di come bisogna fraseggiare, no? Qui dovreste aver percepito comunque alcune cose. La prima è che, per così dire, il canto della Callas sembra tridimensionale. L'altra bidimensionale, cioè c'è come fosse una profondità maggiore, c'è più roba dentro, diciamo così. La seconda è che la Tebaldi stava là e la Callas sta qua. Cioè c'è una distanza che non è la stessa. La terza, molto importante, è che la Callas stona, come i denti di Kate Moss. Stona, la voce, adesso se qualche callasiano mi ammazza, ma insomma comunque si sa che la Callas non aveva l'intonazione che aveva la Tebaldi o molte altre cantanti anche dopo di lei. La voce sbandiera un po',
Nella Tebaldi c'è una coerenza, cioè come se fosse tutto di bronzo, no? La Callas parte con il vetro, poi c'è un pezzo di plastica, poi d'improvviso è tutto di marmo e inspiegabilmente il resto è legno di ciliegio. Ma sempre nello stesso canto, tenuto insieme. Bisogna anche dire invece, per quelli che capiscono di canto, che la Callas fraseggia in un modo sorprendente. Cioè nel passaggio, ci sono quattro note puntate in questa romanza qua che avete sentito, beh, la Tebaldi le fa puntate e la Callas è un romanzo. Cioè, è un disegno, fraseggiava con molta ricchezza, ma questo diciamo che questo lo riservo a quelli che chiamano l'opera. Il resto è molto fisico, è il tipo di pasta di voce, il tipo di approccio, come attacca, dove respira, come si spezza la voce, no? Quando fanno... come la spezza la voce. Nella Tebaldi c'è un'eleganza fantastica, è molto vicino al glamour, no? È elegante, è maledettamente elegante. L'altra è inelegante, però già da solo da queste poche note voi sentite come fosse una presenza di tipo diverso. Le risentiamo tutte e due in un pezzettino della Traviata di Verdi, che è uno dei pezzi, sono veramente, credo sia un minuto e mezzo, ma sta nel cuore dell'opera. Amami Alfredo. No, aspetta. Devo dire due cose. Amami Alfredo, perché c'è sempre chi non sa, è giustamente. Alfredo è lui, lei si chiama Violetta. Non sto raccontando tutta la storia, ma solo in questa scena qua, perché è importante saperlo. Lei, le parole sono tutte qua. Amami Alfredo, amami quanto io t'amo, addio. Che di per sé è irragionevole, perché... Però le fidanzate spesso comunicano in questo modo incomprensibile. Infatti, quando lei finisce questo gran numero, lui rimane da solo sulla scena e dice: boh, questa qui non la capisco. Vabbè. E poi invece era il momento apice della sua vita. Però per i più giovani, effettivamente lei, che è molto innamorata di lui, ma per ragioni che non vi sto a spiegare, viene convinta che per il suo bene, per il bene di lui, del suo fidanzato, è l'unico grande amore della sua vita, è meglio che lei se ne vada, che lo lasci vivere tranquillo, che non stia con lui. Va detto che lei era una specie di escort, quindi ma, si può anche capire. E lui è un ragazzo di buona famiglia, quindi arriva il padre da lei e protesta e la convince che proprio per il bene di lui è meglio che lei se ne vada, che lo lasci. Lei, che è una figura nobilissima, straordinaria, fantastica, non esistono donne tranne mia moglie nel mondo così nobili, no, naturalmente non è che gli dice: guarda, io sono un escort, ti rovino il futuro, me ne vado. Fa molto di più, cioè non gli spiega e sparisce apparentemente come se non lo amasse più e volesse tornare al suo mestiere. Quindi facendosi odiare da lui, no? Pensate alla sofferenza, perché lei invece lo ama perdutamente. Però per il suo bene decide: va bene, me ne vado, gli faccio credere che sono una escort. E questo è il momento, e qui bisogna dire cappello, perché tutta questa storia nell'opera è un attimo. Questo era Verdi, quello che faceva di una storia, faceva... I librettisti gliela scrivevano così, diceva: stringa. Amami Alfredo, amami quanto io t'amo, addio. Sapete, il librettista ha detto: ma tutta sta roba, basta, faccio io. E l'ha fatto lui. Quindi dovete pensare, voi più giovani che ne vedo qua, che psicologicamente questo è un momento che è pazzesco per una donna, no? Perché stai per vedere per l'ultima volta quello lì, che era l'uomo che ti poteva salvare nel suo caso, portarla via da questo mondo, e stai per dirgli addio, ma naturalmente dentro è questa roba che... E quindi dici queste parole, come si dicono nella vita, no? Insieme, mescolate, mo, col vantaggio di poterle cantare. E lì Verdi fece quello che sapeva fare, cioè mi avvitò queste poche parole in un minuto e mezzo di musica, che bisogna saper cantare. Perché in così poche parole, in così poche note, per quanto belle scritte, tu devi far star dentro tutta la storia. Non devi solo fare una cosa bella, devi far star lì dentro, ci deve essere proprio la storia di una che viene da lontano, che ci ha pensato, che è l'ultimo istante, che lo vede proprio fisicamente, non vedrà più, poi tac. Deve andarsene, gli deve dire addio, ma che lui non capisca. È complicato, eh. Cioè, solo scriverla in un romanzo, una paginetta ci va, e qui c'è un minuto e mezzo di musica. Quindi chi canta questo
in presenza poi di un tenore, anche difficile questo, cioè davanti a questo, questa melanzana, e loro devono bruciare questa enorme quantità di energia, di vita, di intensità, in poche note. E noi qui vediamo, una dopo l'altra, in questa vediamo, sentiamo, sono registrazioni di 50, quindi naturalmente non c'è la bellezza del suono, ma questo mi piace, tutto un po'... E sentiamo la Tebaldi e la Callas. Fosbury, sentite, no? Non c'è bisogno di avere tanta cultura. Adesso lo smontiamo ancora più piccolo, perché voglio proprio che lo vediate da vicino. Però una cosa ve la dico, quanto la voce della Callas è sgraziata rispetto a quella della Tebaldi. Guardate che la pulizia della Tebaldi è sorprendente. E non è facilissimo da cantare questo, Eppure non si scompone in un attimo, c'è un controllo totale proprio. L'intonazione è immensamente migliore. La Callas quando picchia incomincia a sbandierare proprio. Adesso se mi becca qualche callasiano sono finito, no? Però come è più vicina. Non so, la quantità di emozione, e questa è una pagina per cui ci si emoziona comunque naturalmente, però quantità di emozione differente c'è in queste due voci qua. Vediamo il pezzettino centrale, Amami Alfredo, cioè i due, questo pezzetto qua. E Verdi scrisse, adesso questa è musica molto semplice, non è che Verdi sia grande per questo, ma però ci sono alcune piccole cose che io trovo fantastiche, tipo qua. Scusate se canto per un attimo, ma allora è Amami Alfredo, amami, e poi c'è questo acuto che è un La, che viene tenuto abbastanza lungo, e poi questa voce si inerpica in una nota ancora più su, che apparentemente è un balzo, proprio sembra che vadano
con uno sforzo mostruoso a prendere quest'ultima nota, che è la nota della tragedia, della vita che si spezza proprio. E sembra che facciano proprio, che salgano enormemente. In realtà, fra queste due note c'è la più piccola alterazione possibile, cioè c'è un semitono. La si bemolle. C'è quasi niente. Ma quel mago che era Verdi te lo fa sembrare proprio un salto. E volevo farvi sentire più da vicino come fanno questo salto le due. Perché lì è il momento di massima esposizione per loro, in cui sono chiamate, sono allo scoperto, sono sul torrione del vento, sono anche reduci da una doppia, non ci arrivano comode. Sentiamo, di nuovo la Tebaldi, questo pezzetto qua. Silenzio e parte. Uno. Composta, pulitissima composta. Più largo. Ma non si scompiglia un capello, E adesso via, su, là. Pulitissimo. Callas. Non c'è silenzio. Un atto. Uno. La discesa è fantastica, perché non scende, precipita. Più largo. Vedete che piomba giù lei. Là. Poi non ce l'ha il sì, lo va a prendere proprio e sbandiera. E poi va giù. Con una rabbia scende. Se provo a spiegare cosa c'è di differente, oltre che di fisicamente differente, che tutti voi potete percepire, è come se quel sì la Tebaldi lo conoscesse da tutta una vita. Sa che è lì, ci andrà e ci può stare. Tu la senti cantare e senti questo senso di completezza, di gesto ben fatto, no? La Callas lo fa come se quella nota per la prima volta nella vita la vedesse in quell'istante, lei è lì su questo là e dice, cazzo. E allora si butta a prenderlo e quando è lì, come i bambini, cioè sta dentro, ma non ce l'ha, non esiste. Questo, quando poi io dico, è tridimensionale, è più vicina, e in fin dei conti è più vera, poi ne parleremo, dico questo, perché mentre quella là faceva divinamente una specie di dettato, la Callas scopriva insieme a tutto il suo pubblico che esisteva un si bemolle, che significa che esiste ancora sempre un fondo oltre di disperazione, di sorpresa, di meraviglia, nella vita, sempre. Quando pensi di aver capito tutto, poi ti trovi ancora lì davanti, devi dire una cosa e nel dirla di scherzo, ma ancora si bemolle, che poi appunto è piccolissima, ma qui è Verdi che è grande. E in lei questo è proprio, lo vorrei risentire perché è proprio bello. No, possiamo farlo, la Callasiana. Intanto lei precipita con questa corsa, no, questa è la Tebaldi, no, volevo sentire la Callas. Vabbè, è bello, sentiamo. Sembra che parli di una cosa che conosce da tempo, no, qua? Eh sì, non faccio la escort. Ma molto. Però tu veramente mi hai salvato la vita, ricordo. Sì, è proprio un brutto momento, no? Ma ne ho già conosciute così. E infatti vado su tranquilla. E non esito. Guarda. E poi scendo cercando di non farmi male. Tutto rotondo, no? La Callas arriva come in partitura, con questo prolungatissimo, prende giusto fiato e sale. E quando vede giù è proprio affranta. Ed è questo, sì, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ma non ce la possiamo fare. Ah.
basterebbe già questo. E poi c'è quello che conosce là, e poi dice, oh. E poi lì, no? E poi piomba giù proprio, è una lama, taglia, inelegante proprio. Lei recitava anche bene, ma anche la Tebaldi. Una cellula ancora più piccola, questo numero finisce con una parola, addio, di una persona che ha appena detto come ti amo, tu sei l'uomo della mia vita, addio. Addio è anche l'ultima volta in cui lei lo vede, poi lo rivedrà nell'opera, ma potrebbe non vederlo mai più. Ed è anche il momento in cui dopo avergli detto, ah mamma mia, e poi dici guarda me ne vado. È una parola sola, e sono... ed è una sola nota, ribattuta ma una sola nota, che in partitura è messa con una corona, cioè ad libitum, la puoi fare come vuoi, diciamo, cioè la nota deve essere quella lì, però poi da lì in poi, insomma, c'è un tempo minimo, ma poi falla tu. E naturalmente loro vengono da questo inerzia e si riposano alla fine, cioè finiscono dentro questa cosa qua. E adesso noi sentiamo le due che cantano semplicemente questa nota, ed è qui che sentite il tridimensionale, cioè la Tebaldi dice addio, l'altra dice, racconta una storia enorme in cui c'è tutto quello che lei pensava, non ha potuto fare, in una nota, con una sola parola neanche poi tanto geniale. Ma so. Sentiamole tutte e due. Più bella Tebaldi, però no, più bella nel senso apollineo. Guardi che questo addio è forzata, non so, dov'è l'equilibrio, dov'è la pienezza, è anche più c'ha meno colori, no? Risentiamo un attimo quello da Tebaldi, come bello colorato, e poi la discesa come elegante, perché c'è una discesa fine. Si sistema, no? Questa stanchezza, no? Colpo di coltello. Ecco. La Callas fece fare al mondo dell'opera questo strappo qua. Anche lì c'era tutto un mondo intorno, lei fece poi degli spettacoli con Visconti, furono delle regie che modificarono il gusto collettivo, le abitudini del mondo dell'opera lirica. Non era solo lei, insomma, direttore d'orchestra, cantante con cui lei ha cantato, ma era una metamorfosi rapidissima. Adesso se noi prendiamo questi due esempi di Kate Moss e della Callas, penso che abbiamo visto che Fosbury saltare, c'è questa emozione di vedere veloce, no? Cambiare il mondo. E se proviamo a capire, una cosa che a me viene in mente è che quelle due, la ragazzina sulla spiaggia e la Callas che canta a Mami Alfredo, sono, se dovessi proprio dire, sono più vere. Che guardate che parlando di moda, di glamour e di opera lirica è grottesco, perché lì non c'è niente di vero, nel glamour non c'è niente, e non c'è niente di vero nell'opera lirica, la gente muore cantando, la gente muore di tisi 120 kg, cioè è tutta una roba che non c'entra niente, cioè, stiamo parlando di mondi che sono proprio proiezioni immaginarie in cui il vero non è una categoria, però io dovessi dire a un bambino direi è più vera. Kate Moss è più vera di Claudia Schiffero, la Callas canta peggio, ma è più vera, cioè io sono lì, ce l'ho qua, cioè quando la sento
stare a toccarla lì, è tridimensionale, cioè tutto spesso, eccetera. Quell'altra è bellissima, ma non è così vera. E allora, a un certo punto, dato che ho questa passione appunto di guardare queste cose, di studiarle, di capire come... Così mi è venuta questa idea che centrasse il rapporto col vero, diciamo così. E più o meno casualmente ho incontrato questa frase, che adesso dovete avere la pazienza di ascoltare, breve, che viene da tutt'altro contesto, che non c'entra niente. È un libro, questo, scritto nel 1914 da un intellettuale francese che cercava di spiegare ai fighetti degli intellettuali francesi la cultura giapponese, perché era diventata di moda a Parigi e in Francia. Si facevano i salotti giapponesi, si vestivano alla giapponese, compravano le stampe giapponesi, ma non sapevano minimamente, cioè non avevano proprio gli strumenti per capire un mondo che era completamente diverso da quello degli occidentali. Allora questo signore, che si chiamava Henri Fossillon, scrisse questo libro per spiegare a tutte queste persone che stavano maneggiando un arnese che non conoscevano, e provò a spiegarglielo. Gli spiegò ad esempio una cosa che più o meno avevano capito, o forse avevano registrato, che i principi dell'arte giapponese sono completamente differenti dai nostri. Per dirne uno, non c'è prospettiva. Nelle stampe giapponesi non c'è prospettiva, che invece nell'arte occidentale è uno dei cardini. Non c'è ombreggiatura, che nell'arte occidentale è uno dei cardini. Cioè, questi sfogliavano la loro stampa giapponese deliziati, ma non sapendo che stavano facendo una cosa che non c'entrava niente con la loro storia. E questo uomo, con molta pazienza e una grandissima eleganza anche di scrittura, provò a spiegarglielo. A un certo punto cerca di spiegare anche il fatto, che sempre affascina i giapponesi, che se uno vede una stampa del 1250 e una del 1780, apparentemente non vede differenze. Un occidentale. Perché noi occidentali abbiamo questa idea del progresso, per cui ci muoviamo sempre per complicazioni, miglioramenti, affinamenti, ma insomma abbiamo questa idea che anche nell'espressione artistica noi ci muoviamo in un'ottica di progresso. Ce l'avevamo soprattutto ai tempi, ma insomma anche adesso. I giapponesi ignorano, dice Fossillon, questa idea qua. È la stessa ragione per cui ancora adesso, se devono fare la mossa di judo, è quella fatta dal maestro sancita nel 1111, che devi fare con l'alluce così, e non... È la stessa ragione. Non hanno quest'idea, diciamo, di... Mentre invece hanno l'idea della ripetizione inesausta di un gesto inseguendo la perfezione. Però, dice Fossillon, non è così semplice. In realtà, nell'arte giapponese dei movimenti ci sono, come i nostri, no? Il nostro animale si muove in un modo... Il nostro animale apparentemente corre in avanti. L'animale giapponese, dice Fossillon, è come se facesse in continuazione per secoli un gesto, ma non sta fermo, ma fa una specie di gesto addosso a se stesso e cerca di descriverlo. E io arrivo casualmente in questa pagina, perché cercavo di studiare Hokusai, che mi piaceva molto, e capire perché mi piaceva. Voi direte che mi cresce del tempo. Non è che mi cresca del tempo, è che non resisto. Cioè, ma anche voi, le stampe giapponesi sono obiettivamente sublimi, ma uno non può poi andare a vedere una mostra, uscire e dire fantastico, e poi non dire ma fammi capire, perché cioè, non, io ho anche figli, un sacco da fare, ma poi si trova il momento, non è che... E lui scrisse questo, non so che siete un po' stanchi, ma un attimino, il concetto di evoluzione, movimento dell'animale, che in certa misura si applica allo studio delle arti in Occidente, sembra più difficilmente adattarsi alla storia dell'arte giapponese, la quale non è che non abbia subito mutamenti, si presenta anzi ricca di aspetti diversi, ma queste stesse trasformazioni non si coordinano in una serie continua, non sono una sequenza di miglioramento come la nostra, che da Bach arrivi a Mahler, no. L'arte giapponese oscilla perenne fra due estetiche, fra due idee di bello, e il ritmo che la fa passare alternativamente dall'una all'altra guida la sua storia e il suo movimento. Cioè, non si muove come un animale che corre, si muove come un pendolo, eternamente, no? E quali sono i due punti in cui corre il pendolo? Fossillon dice: ora si allontana dalla vita e ora vi si accosta per attingervi elementi che la rinnovano, allorché si sente estenuata dal suo proprio grado di raffinatezza e dell'atmosfera rarefatta dell'accademismo. Sempre più raffinati, sempre più perfetti, a un certo punto dicono ma la vita lontana, oh che miseria. E poi quando sono vicini vicini alla vita, dicono, ah, però facciamola un po' meglio questo, raffiniamo un po' questo. E quando sono lontani dicono la vita.
cosa vicina alla vita, tutto bene, però arriva un maestro che riesce a fare il colore in un certo modo e l'allievo del maestro lo fa ancora più sfumato. Tebaldi. E c'è la vita? Callas. Claudia Schiffer. E la vita? Kate Moss. E questo qui stava cercando di spiegarmi che i giapponesi erano differenti da noi. Io leggo sta roba e dico, ma noi siamo così. Noi siamo... Poi ci ho pensato meglio, ho detto, forse noi siamo così, siamo una specie di pendolo che nel frattempo si muove nello spazio perché abbiamo questa ossessione del progresso, ma si muove sempre in questo modo qua. Il vero è l'accademia, come dice lui, non la raffinatezza, la Tebaldi, cioè tutto perfetto, però vedo la Tebaldi, non vedo Violetta Valéry. Dov'è finita Violetta Valéry? Fum, Callas. Bello. Però certo un po', voce... E così avevo questa risposta, mi piaceva, ero entusiasta. E lui proprio, quando dice, si avvicinano all'uovo, e poi dice, ma anche le nuove conquiste perdono a poco vigore e asprezza, no? Quando si torna al vero vigore e asprezza, sotto l'assillo di un'acuta inquietudine stilistica, perché è la tecnica, lo vuoi fare meglio, lo stile. E fin dal momento... in cui la purezza raggiunta rischia di farsi astratta, monotona, arida. Sei sempre più raffinato, monotono, arido, artefatto. Ma, vero. Insomma, mi ero affezionato. C'è questa risposta, volevo fare una lezione in cui dicevo, allora, il problema è questo, perché strappiamo? Ecco la risposta. Perché ci muoviamo come un pendolo. E guardate che di cosa ne potete spiegare molte con questa storia del pendolo. I vestiti, le mutande, la musica classica, la musica leggera. Il cinema, le storie che ci raccontiamo, perfino le idee si potrebbe. E me ne stavo tranquillo con questo pensiero che avevo una risposta, quando un giorno sono incappato in quest'altra storia, che è l'ultima che vi racconto stasera, poi andiamo a dormire, e ci sono finito per caso. Stavo studiando le cascate del Niagara, Niagara Falls, perché volevo scrivere una cosa che mi affascinava. Non sono mai stato, però mi affascinava questa cosa della caduta dell'acqua. Non so. Il mio psicanalista dovrebbe dirmi perché. Ma comunque, vedevo queste immagini e allora mi sono messo... le cascate del Niagara sono state un mito. Adesso sono una meta così un po' turistica, un po' cheap, credo. Ma a partire da quando l'hanno scoperta per la prima volta, per caso, che l'hanno vista per la prima volta, sono rimasti... così, perché erano in un bosco, si è aperto e c'erano le cascate del Niagara, che non sono le più alte del mondo, ma sono enormi. E fu un mito, anche perché erano difficili da raggiungere, insomma, c'era questa mitologia per gli americani di questo posto pazzesco. Tutti i grandi americani sono stati del 700, tardo 700, 800, hanno fatto il loro pellegrinaggio alle Niagara Falls, perché era un rapporto col sublime, col terrificante, c'era la natura in tutto il suo splendore, anche terrificante. E intorno a questo, fin da allora, si sviluppò un primo modesto business, ma anche ambizioni strane. C'erano quelli che camminavano sul filo sulle cascate del Niagara, c'erano quelli che si buttavano giù dalle cascate del Niagara, insomma, tutta per stare dentro il mito, no? E naturalmente la cosa colpì anche l'arte. E il problema cos'era? È che tutti sapevano di queste cascate, ma non essendoci il cinema nessuno le aveva viste, tranne pochissimi che si facevano sto viaggio, non c'era televisione, niente. Per cui... E allora cominciarono a disegnarle, ma naturalmente i disegni, cascate del Niagara, che sia, venga fuori. Ma quelli erano tosti e volevano anche fare soldi, e quindi si misero in testa che dovevano riuscire a portare a New York qualcosa che facesse vedere le cascate del Niagara. E quello che ci riuscì in maniera più spettacolare aveva un nome curioso, si chiamava Frankenstein, ma non adesso con quello là, che era un pittore, ma anche un po' uno da Luna Park, un po' Barnum, così, che fece un rotolo alto 2,5 metri e lungo 300 metri, che srotolava davanti al pubblico, in cui aveva dipinto lui e la sua bottega 180 visioni delle cascate del Niagara. Era una specie di film che lui faceva e la gente, un successo, soldi, meraviglioso. E già questo mi divertiva, per questo continuavo a leggere il libro. Diceva, ma guarda questo che 180, perché poi le inquadrature lui si muoveva, la faceva da qui, poi la faceva da qui. Quindi ti dava un po' questa impressione che tu viaggiavi, no? Vedevi così, poi enorme, no? Per il tempo era enorme. E poi faceva pagare, la gente entrava in un tendone e vedeva le cascate del Niagara. Dopodiché,
non mi ricordo mai il nome di questo qui che per cui vado matto, Godfrey Frankenstein, che era diventato il mio eroe fino a quando non ho scoperto l'esistenza di Friedrich Church, pittore. Questo ebbe questo commovente pensiero. Io vado, vide questo spettacolo dei 180 quadri, 300 metri, lo vide e disse, io vado là e faccio un quadro che sia più emozionante di questo. Voglio tutta la forza di quelle cascate in un quadro. Questo era un mostro tecnicamente, era un pittore affermato, era un mostro tecnicamente. Andò, lavorò a lungo e poi fece un quadro, lo intitolò Le cascate del Niagara, e questo quadro divenne famosissimo, fu esposto nel 1857 a New York e lo videro 100.000 persone in 2 settimane. Fu venduto poi a un miliardario per $12.500, che al tempo era il prezzo più alto che fosse mai stato pagato un quadro americano, altri sì, però entrò nella storia come il quadro più caro di arte americana. Lui tecnicamente era mostruoso, scelse l'inquadratura, un'inquadratura impossibile perché la fece a pelo d'acqua dove non poteva stare. Cioè, teoricamente il pittore è lì travolto dalla corrente, per cui si mise nell'acqua senza mettersi fisicamente, ma riuscì a vedere. Dopodiché era tecnicamente mostruoso e al tempo loro vedevano questo quadro e rimanevano abbacinati perché era acqua. Dicevano che sentivano i rumori. Arrivò un critico, Ruskin, famosissimo, temutissimo, il più grande critico di arte del tempo, e andò a guardare questo quadro, e che sia una leggenda o meno, ma se è una leggenda però vi dice la percezione che ebbe il mondo di quel quadro. Ruskin arrivò davanti a questo quadro e poi vide una luce, un arcobaleno nel mist, nella schiuma che fa questa, e vide un arcobaleno e fece questo gesto così, tra lui e il quadro, e poi guardò così, perché era convinto che fosse un trucco da una finestrella. Quindi fece così, convinto di vedere le sue dita, l'ombra delle sue dita, no? E mise la mano, vide che c'era l'arcobaleno e non c'era l'ombra delle sue dita, e poi disse, io ho visto in questo quadro delle cose che da anni stavo cercando. Quindi immaginate. Adesso ve lo faccio vedere, ma purtroppo il mondo non c'è più poesia, quindi c'è un'immagine proiettata. Andate a vederlo a Washington. Washington è esposto, però qui lo possiamo vedere. Ma non aspettatevi niente, perché dovete anche lì resettare, tornare indietro. Però vediamolo. Friedrich Church, 1857. Eccolo qua. L'arcobaleno è nella... E lì dove sale la schiuma. Non sto prendendo in tasca le sigarette, ma questo. Ah, qui. Che noi non lo vediamo, perché purtroppo. E qui non. Ma insomma, loro lì proprio pensavano che toccando ti bagnavi, perché la tecnica era straordinaria. Cosa c'entra tutto questo con la Callas? Ci stiamo arrivando, 5 minuti, mi è finito. Il vero. Sei anni dopo, a Parigi, esposero un quadro che cambiò la storia del nostro modo di intendere i quadri, ed è quello che vediamo adesso. Tac! Duchesne sull'erba. Manet. Da qui inizia una follia. Inizia la Callas, inizia Kate Moss. Cioè non me ne frega più niente che il quadro sia uguale al vero. Ma guarda che è uno strappo mostruoso, velocissimo. Church fu il più amato, il più famoso, per 6 anni. Mettiamo che ci abbia messo 4 ancora perché arrivasse negli Stati Uniti l'idea che non fregava niente a nessuno di avere un quadro che fosse uguale alla realtà, che non era il vero quello che noi volevamo. Però voi dovete pensare che la storia della pittura, bene o male, è una storia di secoli in cui il problema era riuscire a fare sempre più da vicino il vero. Adesso noi siamo figli di una perversione, per cui dall'impressionismo, poi Picasso, poi i quadri, Lama sulla... Lasciate perdere questo, questo è Kate Moss. Ma prima in realtà quello volevano, no? E poi di colpo, tac, questo si spezza, Fosbury,
E diventa importante tutto tranne che nel quadro ci sia qualcosa di vero. Magari insegui qualcosa di autentico, ma da tutta un'altra strada. Church polverizzato. Sapevate chi era? Nessuno sa chi era. Io era il più grande. Aveva fatto la prossimità massima al vero, ma dell'arte. Ci stava proprio dentro, nell'acqua, bagnato. Era lì. Strappo, pochissimi anni, e noi abbiamo decolato per tutta un'altra cosa. E siamo scappati dal vero, ma di nuovo con uno strappo. Quindi io mi ero convinto che avessimo questa cosa bellissima di un lentissimo e raffinatissimo arrivare a delle tecniche di... E poi di colpo, se è il vero, strappo, traumatico, pauroso, al vero. E poi di nuovo... E qui il contrario, lentissimi, ma vicino, sto avvicinamento al vero, lentissimo, da Piero da Francesca, Caravaggio. Poi ci sei arrivato, strappo, bam! Ma per dare dove? Cioè cosa ci affamava? Dove volevamo andare quando ci sono piaciuti gli impressionisti? Quasi di colpo. Cioè, di cosa ci manca? Perché non respiravamo? Perché volevamo vedere Notre Dame che non capivi un cazzo? D'improvviso. Quando per anni sono messe tecniche per farla meglio. Cioè, cos'è che è saltato lì? Tra altre cose è saltata la mia risposta. Cioè, mi sono ritrovato che la mia risposta valeva molto poco. Non è quello. Non è un trauma che noi abbiamo periodicamente per riraggiungere una prossimità al vero. Non è quello. Abbiamo movimenti bruschi ed è difficile capire la logica, la costante. Ma questo mi insegna una cosa con cui mi piacerebbe molto che tornaste a casa, cioè che non si studia, non so, a scuola, ad esempio, l'idea di sapere che noi abbiamo a scuola, ed è anche naturale che sia così, è che esistono delle domande e noi impariamo le risposte. E noi siamo molto legati a questa idea di sapere, che il sapere è possedere le risposte a delle domande, la conoscenza. La conoscenza è possedere risposte alle domande. Ma in realtà bisognerebbe cominciare a pensare, ma già l'hanno pensato in molti, che il sapere è dimorare nei paesaggi delle domande. Quello che abbiamo fatto stasera qui è azzardare qualche risposta che poi avete visto si rivela più o meno falsa. Ma cosa facciamo? Stiamo nello spazio di una domanda. E vedete quante storie ci sono nello spazio di una domanda? Che apparentemente non c'entrano niente. Kate Moss, la Callas, Church, la Catherine Niagara, i giapponesi, Okusai, Fossion, io. Che nesso c'è? Nessuno. Ma le domande sono come dei paesaggi. E il sapere, probabilmente, è dimorare in questi paesaggi, muovendosi, andando verso gli spigoli, tornando indietro, esplorando quella zona che non conoscevo, azzardando collezionando piccole risposte che resistono quel che resistono. Ma siamo lì. E questo è sapere. Abitare il paesaggio di una domanda. Io lo trovo, oltretutto, immensamente più divertente che imparare delle risposte a delle domande, che oltretutto poi funzionano relativamente. E vivere nello spazio di una domanda. Volevo questa sera farvi vivere tutti quanti nello spazio di questa domanda. Perché saltiamo alla Fosbury dopo che ci siamo svenati per imparare il ventrale meglio possibile? E lo facciamo quando si tratta di cose belle, di cose giuste, dell'idea che abbiamo di noi stessi, dell'idea che abbiamo del nostro stare insieme, la politica. Quando cerchiamo di immaginare il futuro, quando cerchiamo di capire il passato. Ci muoviamo così. Ed improvviso... Qualcuno di noi, uno più talentuoso, ci insegna un gesto che diventa nostro, immediatamente. Perché? Quando? Si può prevedere? Ma la domanda è bella, lo spazio della domanda è bella. E noi siamo in quello spazio lì. E questo paesaggio di questa domanda è quello che volevo non regalarvi perché avete pagato il biglietto, ma consegnarvi questa sera. Domani Tucidide. Grazie.